Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni, ok? Vediamo un attimo, dal 27 marzo 2022 al 10 aprile 2022. Io vi chiedo scusa, però sono molto impegnata per un progetto e quindi posso fare la lettura per 15 giorni. Poi, se Dio vuole, tra 15 giorni riprenderemo le letture settimanali. Ok? Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte degli angeli, le carte delle fate e ci connetteremo alle frequenze dell'arcangelo Michele. Lo inviteremo nel processo affinché ci possa guidare, assistere e proteggere. Prima di iniziare, uso fare una preghiera di protezione psichica. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Vi chiedo di tagliare tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte, basate sull'ego. Vi chiedo di purificare la nostra intera energia dentro di noi e intorno a noi, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce, di amore puro che stanno partendo partecipando in questa lettura angelica, e così è. Ok, andremo a creare tre gruppi, quindi gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo ora di mettere le mani nel vostro cuore e chiedere a Dio, all'Arcangelo Michele e ai vostri angeli qual è il gruppo che sceglierete affinché potete riconoscere la lettura come più giusta per voi e per il vostro massimo bene. Intanto sceglierò le carte. Saranno tre carte per gruppo, cioè una carta per ogni gruppo, scusate. Quindi dare e ricevere. Questa è uscita. Sii onesto con te stesso o con te stessa, gruppo B. Vediamo il gruppo C. Lascia andare il tuo passato. Vediamo un po', secondo mazzo. Sensibilità ambientale. Gruppo A. Gruppo B, questa è uscita da sola. Abbondanza infinita. Gruppo C, il bambino interiore. Vediamo il terzo mazzo. Aspetta l'inverno. Amicizia per il gruppo B. Gruppo C, trasformazione.
Ok, iniziamo la lettura angelica partendo dal gruppo A, ok? È molto importante equilibrare il dare e il ricevere. In alcuni casi si tratta di aprirsi al ricevere, in quanto molti operatori di luce, in particolar modo gli operatori di luce appartenenti al gruppo A, sono persone che sono molto nel dare, quindi aiutano le persone, sono sempre disponibili, sono sempre pronte ad ascoltare, a dare dei suggerimenti, ad aiutare i propri amici, i propri cari, anche dal punto di vista lavorativo, magari state facendo un lavoro che è molto improntato sull'aiutare le altre persone, o magari se, anche se fate un lavoro che non è dove non aiutate gli altri, però diciamo che i vostri consigli sono sempre ben accetti. Diciamo che l'invito è quello di aprirsi al ricevere, a ricevere l'abbondanza che meritate per diritto di nascita. E c'è un invito da parte dell'Arcangelo Michele a sciogliere quelli che sono i voti di povertà, i voti di castità, i voti di privazione. Non vi servono più, non sono per il vostro massimo bene, va bene, perché ci sono dei progetti che state facendo. Questi progetti assolutamente avranno dei risultati molto probabilmente nella stagione invernale, quindi è un processo, è un percorso abbastanza lungo, c'è da lavorare sodo, non preoccupatevi, tutto andrà per il massimo bene, semplicemente le tempistiche sono un po' lunghe, per piacere eliminate tutti i blocchi, tutti i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta impedendo di manifestare i vostri sogni e i vostri obiettivi. C'è anche un invito alla sensibilità ambientale. Quindi molti di voi hanno una chiamata a diventare vegani, ad esempio, altri diciamo, hanno si preoccupano per l'ambiente, per gli animali, per l'ecologia. Se invece non ti senti toccato in questo, da questo punto di vista, l'Arcangelo Michele ti sta chiamando, ti sta invitando come dire, ad elevare la tua coscienza, ad aprirti a una maggiore sensibilità per l'ambiente, per gli animali, per la madre terra, va bene? Quindi anche un invito alla preghiera, c'è bisogno di pregare per l'intera madre terra, va bene? Quindi più preghiera, più benevolenza, più attenzione anche a dove si butta la mondezza, a fare bene la raccolta differenziata. Mangiare cibi di un certo tipo, magari biologici, lasciare andare additivi e sostanze chimiche, tutto legato a un discorso di purificazione, tutto legato a un discorso di riallineamento, per essere più in allineamento con chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità come anima infinita. Bene, per il gruppo A abbiamo concluso la nostra lettura. L'invito è quello di essere onesto con te stesso, con te stessa, non hai fatto niente di male, non hai commesso magari degli errori in passato, ma è venuto il momento di chiudere, non c'è più bisogno di focalizzarti su cose che sono già avvenute. Sii onesto con te stesso, nel senso che se queste persone non sono per, o questa persona non è per il tuo massimo bene, lasciala andare, perché non ti devi preoccupare, nuove amicizie alle porte, nuovi incontri, nuove conoscenze, va bene. Invece, se hai sbagliato tu con queste persone o con questa persona, c'è la possibilità di una riconciliazione nel vostro rapporto, sia che sia un'amicizia, sia che sia una partnership lavorativa. Quindi lascia andare i sensi di colpa, guarisci te stesso, guarda che stai facendo un ottimo lavoro, ti stai
impegnando, ti stai veramente aprendo all'abbondanza infinita che stai ricevendo e che riceverai. Veramente è un periodo molto, molto prospero per te dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle amicizie, delle conoscenze, dei contatti, nuove partnership, nuove conoscenze molto importanti per quelli che sono i tuoi progetti creativi. Ok, passiamo al numero C. Allora, il numero C qua è molto specifica, chiudi col passato, lascia andare il dolore. È vero, in passato hai sofferto, in passato hai commesso degli errori, in passato hai conosciuto le persone sbagliate, in passato è stata una vita molto dura, molto difficile, ma è venuto il momento di chiudere col passato, lasciare andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere felice. Dio vuole che tu sei felice, Dio vuole che tu inizi ad apprezzare la vita a partire dal momento presente, amare il tuo corpo, guardarti allo specchio ogni giorno e fare affermazioni positive di amore, di guarigione e di abbondanza. Va bene, è venuto il momento di guarire il bambino interiore, è venuto il momento di perdonare. Chiudere col passato significa perdonare il passato, significa lasciare andare i peccati. Significa ricongiungere la tua parte adulta con la tua parte bambina. C'è bisogno di una riconnessione col tuo bambino interiore affinché tu possa trovare la tua voce dell'anima, affinché tu possa ricongiungerti con chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità come anima infinita. Chi ha questa voglia di capire cosa vuole Dio da te, cosa vuole la tua anima, ecco, la soluzione è questa: perdonare, guarire il bambino interiore e ricongiungere l'adulto col bambino affinché si possano prendere per mano e possano avanzare creativamente in questa danza meravigliosa che è la vita. È un periodo di grande trasformazione, va bene? Stai vivendo una trasformazione, il passaggio da una vecchia energia a una nuova energia, il passaggio da indaco a cristallo, una vera e propria trasmutazione. Per chi già ha vissuto la transizione da indaco a cristallo, dice l'Arcangelo Michele, diciamo che stai passando nella dimensione quarta, quinta del cuore, dell'amore, per manifestare i sogni della tua anima. Sei in un livello superiore, quindi continua ad avanzare, perché questa grande trasformazione porterà esiti positivi nella tua bellissima vita. Bene, per queste 2 settimane la lettura si è conclusa. Io vorrei invitare tutti voi a pregare per la Madre Terra, pregare per l'umanità, pregare per il pianeta e pregare per l'Ucraina e anche per la Russia, affinché questi governanti che stanno prendendo decisioni sulle sorti di un paese, non solo, ma diciamo siamo tutti coinvolti a qualche livello, io vi chiedo di veramente di perdonare, di mandare benedizioni anche a chi sta commettendo chi sta facendo queste cose, chi sta contribuendo per la guerra. Quindi veramente mandiamo luce, benedizione, perdono, guarigione. Ho appena concluso un video con i miei studenti del corso di guarigione con le nuove frequenze di luce. Abbiamo mandato delle intenzioni, abbiamo trasmesso le nuove frequenze di luce. Vi chiedo se vi fa piacere di unirvi in preghiera, di ricevere le frequenze, allo stesso tempo mandare le vostre intenzioni di guarigione per la terra affinché possiamo raggiungere questo livello di pace, di guarigione, di armonia e di unione di intenti in nome dell'amore. Questo è un invito da parte mia. Io spero di essere stata esaustiva nella lettura e anche in questa mia intenzione di coinvolgervi in preghiera in nome dell'amore. Sicuramente so che lo state già facendo in tanti.
E va bene così. Io vi saluto. Volevo ricordarvi, per chi è interessato, mi occupo di facilitare delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza le carte, come connessione diretta. Mi occupo di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce e mi occupo di facilitare il logos healing, che è una tecnica molto potente che aiuta a eliminare tutte le credenze negative e aiuta a riprogrammare l'inconscio per allineare i vostri desideri, la vostra parte, diciamo la vostra volontà a quello che è l'inconscio, affinché il vostro inconscio, riconosca come vero quelle che sono le vostre intenzioni pure di amore nella direzione dei vostri sogni e dei vostri obiettivi. Se volete avere maggiori chiarimenti, non esitate a contattarmi. Io vi saluto, ci sentiamo a presto. Un bacione a tutti, ciao ciao!